una capacità che è la capacità di distinguere angoli più sottili. Quindi diciamo che a una maggiore sensibilità si sostituisce una minore acuità visiva con un occhio che lavora in condizioni notturne. E questo bisogna prenderlo in esame, sia nella visione attraverso un oculare, un telescopio, sia, a maggior ragione, anche nell'iter nel fare disegni. Perché comunque se io faccio i disegni, devo distinguere dei particolari più fini da importare sui disegni. I particolari più fini sono difficilmente distinguibili a un certo tipo di ingrandimento. Mette in scena anche questa caratteristica tecnica del nostro occhio. Un'altra, prima di procedere, un'altra caratteristica molto interessante di questo diagramma che vedete è, vedete questo temporal e questo nasal. Nella visione notturna, nella visione scotopica, noi dobbiamo utilizzare la visione distolta, che qualcuno chiama anche la visione di sfuggita, perché è come se sfuggissi l'oggetto, no? Proprio per sfruttare le capacità periferiche dei fotorecettori che sono posti in periferia della retina, dei bastoncelli. E possiamo vedere che la più alta densità, quindi la massima resa, avviene dalla parte del naso. Non dalla parte dell'orecchio, perché lì c'è il nervo ottico, quindi c'è il punto cieco e non abbiamo il massimo, l'optimum della visione notturna, ma abbiamo i maggiori vantaggi se la nostra visione distolta la esercitiamo nella direzione del naso, dove la densità comunque dei bastoncelli è maggiore e dove non abbiamo lì l'inconveniente del punto cieco. Quindi questa è un'altra caratteristica che noi dobbiamo utilizzare e troviamo il massimo dal punto di vista della luminosità, non della risoluzione. Perché succede questo? Succede che durante la visione mesopica, cioè quando arriva la classica visione crepuscolare, la via di mezzo tra la visione fotopica e quella scotopica, quando cioè utilizziamo sia la parte di conica, una parte di bastoncelli, e poi, a maggior ragione, accade quando utilizziamo la visione scotopica, ci sono delle interconnessioni, quindi i fotorecettori si interconnettono dando luogo ai cosiddetti campi ricettivi. Grazie a questi campi, grazie a questo espediente, risulta un sensore, tra virgolette, molto più esteso. Quindi abbiamo una maggiore capacità di raccogliere luce. Da lì arriva la maggior sensibilità di cui parlavo prima, però tutto ciò avviene a discapito dell'acuità, perché è un po' come quello che succede quando utilizziamo un sensore CCD e lo utilizziamo in modalità binning. Succede che è vero che abbiamo più sensibilità perché sommiamo elettronicamente due o più pixel, ma abbiamo un'immagine più luminosa, ma più sfocata, più in perdita dal punto di vista della risoluzione. Ho fatto due esempi, ho messo due esempi. Abbiamo 51 in modalità binning 1 per la galassia posta qui in basso, se ve la faccio vedere magari meglio. Ecco, non so. Abbiamo la 51 posta quindi in basso. E abbiamo la 51 posta in alto che è stata effettuata in modalità binning 2x. E si può vedere che la foto che ritrae la galassia in basso è più dettagliata perché sono due scale diverse. Però chiunque di voi utilizzi un CCD ha già capito di cosa stiamo parlando. Diciamo che succede una cosa simile durante la visione notturna anche all'interno dei nostri occhi, dove quindi in scotopica si perde in acuità visiva. Questo si traduce nella necessità di ingrandire. Se io voglio distinguere dettagli più minuti, ho la necessità di ingrandire un oggetto celeste, anche se si tratta di un oggetto debole. L'equazione osservazione del cielo profondo, ingrandimenti bassi, non corrisponde a verità. Questa purtroppo è un qualcosa che ci si porta dietro
Ma se si ha ragione in termini di luminosità, perché ovviamente la scala dell'immagine è maggiore, a minore ingrandimenti, abbiamo una maggiore luminosità d'immagine, questo comunque si converte in una minore capacità di distinguere i dettagli, proprio per i motivi che abbiamo adesso analizzato. Per questa minore capacità di distinguere i dettagli, è assai consigliabile portare in alto l'ingrandimento, quindi avere un oggetto in definitiva più grande e in definitiva avere un oggetto più risolto. Questo lo dobbiamo tenere conto sia durante l'osservazione visuale di un oggetto debole, sia durante, specialmente durante il disegno, dove si farà bene a utilizzare uno spettro più o meno ampio di ingrandimenti che ci dovranno permettere di apprezzare quegli angoli, quelle minuzie, visibili a ingrandimenti minori, ma inapprezzabili proprio per questa incapacità dell'occhio di distinguere angoli più vicini. Qui facciamo un esempio grafico, ribadendo che nel disegnare e nel riportare ciò che vediamo emancipa quindi la capacità stessa di vedere. E vediamo ci sono delle varie tecniche. Per esempio, si comincia a riportare lo scheletro. Qui abbiamo una M61, una Vergine, fatta in alta montagna dall'amico Luciano con mezzo metro durante una serata, tra l'altro, di ottimo sing. Qui si vede a sinistra una M61, proprio la parte essenziale, la parte scheletrica, nella quale a destra è stata ingrassata con i particolari più minuti, tipo i noduli di idrogeno neutro sui bracci di spirale, una regione nucleare più pastella, dei bracci un pochino più scomposti. A successione di tutto questo si utilizzi una fotografia dello stesso oggetto. Questo esempio ce l'abbiamo in basso, a bassa risoluzione, però questo bisognerebbe farlo a disegno ultimato, perché sennò la mente può essere anche ingannata e soprattutto può essere messa in condizione di vedere delle cose che in realtà non ci sono, ma noi sappiamo che sono presenti, quindi li vediamo. Messe in suggestione. Ci sono altre scuole di pensiero per quanto riguarda il disegno, qui parlo degli oggetti del profondo cielo, che ci dicono di riprendere prima le stelle, quindi del campo stellare che circonda una galassia. Dopo, in base alla scala delle stelle che noi abbiamo disegnato, quindi sfruttiamo la scala in base alle stelle, disegniamo, mettiamo quindi l'oggetto. Noi invece abbiamo adottato un altro metodo, che è quello di crearci la scala con l'oggetto e disegnare gli oggetti in base alla scala ottenuta con l'oggetto. Mi sembra che i due metodi portino a risultati abbastanza simili, quindi io qua lascerei al volere, alla preferenza di ognuno scegliere il metodo che più gli si confà. Anche in questo caso ci sono da spendere due parole. I particolari che vedete qui nella galassia M61 sono particolari ottenuti utilizzando una scala notevole di ingrandimenti, da 133 fino a quasi 500. È ovvio che con gli ingrandimenti minori io vado a osservare l'oggetto nel suo aspetto complessivo. Con gli ingrandimenti maggiori io vado ad osservare le minuzie che dovranno essere confermate oppure smentite dall'ingrandimento maggiore. Una esperienza che vi posso raccontare è che se noi ingrandiamo un particolare, lo confermiamo all'ingrandimento maggiore e torniamo all'ingrandimento minore, riusciremo a vederlo anche all'ingrandimento minore, purché non sia tanto minore. Possiamo vedere che anche nel caso del disegno,
elaborando in maniera opportuna, questa è una nebulosa, una trifida ottenuta col del Nivolé, 2600 spingimetri nel Gran Paradiso, sempre con mezzo metro, con l'ausilio di filtro ossigeno terzo e non, e anche qui utilizzando una certa gamma di ingrandimenti, possiamo vedere diversi particolari tipicamente fotografici, dimostrando che comunque anche un occhio allenato e che sfrutta le capacità dei nostri fotorecettori della visione distorta può comunque dar giustizia anche a un'osservazione visuale che altrimenti risulterebbe decisamente arida rispetto alla fotografia. Devo dire anche una cosa per un ordine di completezza, che se da un lato è vero che l'occhio, a differenza del sensore elettronico, non può accumulare luce, dall'altro invece, se riuscissimo a fissare sempre con lo stesso punto per almeno 6 secondi l'oggetto, avremo un ulteriore incremento di luminosità, di visione dello stesso. È difficile farlo, è difficile, ci va anche qui molto allenamento. Per esempio, io trovo molto semplice e naturale osservare tenendola, per esempio io osservo con il sinistro. Quando metto l'occhio nell'oculare osservo e l'altro occhio resta aperto, ma anche se ci sono delle luci, io trovo abbastanza naturale concentrarmi solo sull'occhio che sto osservando. Per la stragrande maggioranza della gente ho notato che questo non è possibile. Allora, se la luce dà fastidio, ci si mette una mano davanti all'altro occhio, la si fa a coppetta. Senza premere, tenendo l'altro occhio aperto. Provare anche in questo caso per vedere quali sono le migliorie. Torniamo ai nostri disegni. In questo caso io ho lavorato a computer invertendo l'immagine e ottenendo una immagine più fedele a quello che io vedo nell'oculare del telescopio, quindi non più stelle nere su sfondo bianco, ma stelle bianche su sfondo nero. Questo lo si può fare, ovviamente oggi con l'ausilio del computer, ci sono molti programmi di grafica che permettono di fare l'inversione, no, dell'immagine, e anche colui che vuole ottenere una soluzione dal punto di vista estetico di tipo diverso può farlo. Di seguito presento due o tre disegni fatti sempre con collaborazione con Luciano, anche perché tra me e lui è lui ad avere le capacità grafiche di disegnatore e non io. Una delle domande che andremo ad affrontare in questa nostra chiacchierata sarà anche questa: quanto conta l'abilità artistica nel disegno astronomico? Sorprendentemente la risposta è che conta, ma non così tanto. Ovvio, se noi possiamo ammirare quei disegni degli osservatori del passato che erano anche abilissimi dal punto di vista artistico, è ovvio che abbiamo una miglioria a livello estetico, quindi non è che non conta. Però conta assai di più riuscire a vedere i particolari da disegnare. Abbiamo due disegni qua. La prima è stata fatta, anche in questo caso tenterò di farlo vedere meglio. La prima è stata fatta in alta montagna, tutte e due in alta montagna, con la prima la testa di cavallo in Orione, fatta con il filtro ossigeno H-beta, il filtro H-beta che funziona benissimo, tra l'altro, su questa nebulosa. La nebulosa, ovviamente, anche in questo caso, i dettagli sono stati disegnati a diversi ingrandimenti, utilizzando ingrandimenti bassi, medi e medio-alti. La serata aveva anche un ottimo seeing ed era caratterizzata da un'ottima trasparenza. Ovviamente la nebulosa, la testa di cavallo, la Benna 33, era alta sull'orizzonte,
illuminava, perché disegnare gli oggetti quando sono, come anche osservarli, disegnare, dicevo, quando sono bassi sull'orizzonte non è consigliabile. In basso invece abbiamo una magnifica M42, che non è stato facile rappresentare al telescopio, anche in questo caso con mezzo metro. Perché? Perché qui abbiamo un disegno fatto senza filtri e potete vedere la parte del trapezio, la parte dell'alone, scomposto in una minuzia notevole di particolari. Descriverlo verbalmente significa dire che assomiglia alla schiuma, alle bolle di schiuma marina. Quindi vai a riportare tu una tale dovizia di particolari e vai a riportare. Entra qui in scena l'abilità artistica. Se qui sai osservare e in più c'è l'abilità artistica, allora otteniamo un risultato che potremmo anche definire spettacolare. Nel caso mio, che abilità artistica non ne ho molta, per non dire nulla, ho tentato e ho ovviato questa mia mancanza con la collaborazione dell'amico Luciano, che in questo campo può sicuramente aiutarmi. Quindi lui disegna, io a disegno finito perfeziono lo stesso disegno, dopodiché io provvedo a una descrizione verbale, e dovrebbe esserci anche quella che accompagna il disegno. Abbiamo altri due disegni, la M91 in alto a sinistra nella chioma di Berenice e la M57 in basso a destra. Anche in questo caso, stati fatti con mezzo metro, dico subito che i dettagli che voi vedete, specialmente quelli della 91, sono dettagli che noi abbiamo visto con una certa fatica e con un certo ventaglio di ingrandimenti. Quindi voi li vedete in maniera spontanea, subitanea, cioè ti appare il disegno, vedi le spine, vedi le barre che escono fuori da sto nucleo. Visualmente le cose non stanno così. Visualmente, questa forse è un'altra caratteristica molto interessante. Visualmente l'immagine si costruisce nella nostra mente, nel nostro sistema occhio-cervello. È come se l'immagine crescesse. E questo, se permettete, almeno per quanto mi riguarda, è un parametro affascinante in quella che è l'osservazione visuale, visto che parliamo di osservazione visuale e visto che chi vi parla comunque è esclusivo osservatore visuale, anche se ho tentato la fotografia, ma diciamo che adesso caliamoci nel tema della serata, che è il disegno planetario. Presento due pianeti, Marte e Giove. Marte sarà in opposizione il prossimo marzo, quindi potrei citarvi lo slogan: disegnate, 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 perché è interessante anche disegnare il poco contrastato Marte, e anche in questo caso possiamo vedere come la capacità di distinguere i dettagli del pianeta rosso aumentano con il disegnarlo e facendo caso a questi dettagli. Quindi anche in questo caso lascerò poi giudicare chi guarda. I disegni sono stati fatti tranne dove lo segnalerò da sottoscritto, e che vi ho già detto, non ho nessun talento artistico. Qui ci sono delle cose da analizzare. Abbiamo l'immagine in basso a sinistra, che è un'immagine di Marte fatta nel mese di luglio del 1986. Ero all'inizio della mia carriera di osservatore, avevo il classico 114-900, quindi non avevo tutte le esperienze che ho oggi, sicuramente, e quindi questo si ricalca anche
il fatto che il pianeta è scarno in dettagli, la mancanza di esperienza, da un lato è perché comunque osserviamo anche con un telescopio di un certo diametro, ma vedremo più avanti che il fattore esperienza è veramente notevole, perché con telescopi confrontabili, però tenuti, di segno tenuti dopo 20 anni, 25, 30 di esperienza, vedremo dei risultati un po' diversi. A destra l'immagine che vediamo di Marte del 97 è stata fatta con l'Astrophysics 155 mm, questo è inutile nascondercelo, questo magnifico apocromatico, perché è uno strumento che presenta un'altissima correzione cromatica e, come potete vedere, la rende anche sugli oggetti celesti, come comunque qualunque buon apocromatico. Poi più avanti vedremo qualche altro esempio di apocromatico meno eccellente e più alla buona, ma potrete notare che le sorprese non mancheranno nemmeno là. In questo caso io ho fatto un ingrandimento 440, una media di ingrandimenti di 440, mentre con 114 stavo sui 150 ingrandimenti. Anche in questo caso poter ingrandire e variare gli ingrandimenti può essere un risultato. Io dico solo che nell'osservazione planetaria e nel disegno planetario non ci sono delle ricette universali, ognuno trova la sua. Io posso raccontarvi la mia esperienza, che mi vede alle prese con delle fotografie dei pianeti e tentare di disegnare quello che vedo nella fotografia. Io mi sono esercitato così prima di cimentarmi nel disegno al telescopio. Si fa un disegno all'oculare dove si riportano tutte le caratteristiche principali e accenna le caratteristiche secondarie, le sfumature. Una nota scritta non guasta. Dopodiché questa attività non dovrebbe assorbire più di 10 minuti, un quarto d'ora, specialmente per quanto riguarda Giove. Dopodiché a tavolino noi possiamo comodamente metterci e perfezionare il disegno, quindi calcando le macchie, sfumando dove va sfumato, correggendo la scala, cancellando, rifacendolo da capo se si rende necessario. Non bisognerebbe aver paura di criticare i propri disegni né di confrontare i propri disegni con quanto poi si vede all'oculare. Qui procediamo sempre con Marte, abbiamo dei quattro disegni fatti con telescopi diversi. I primi due in alto sono stati fatti con un Celestron 14, anche in questo caso non ha bisogno di presentazione perché è uno Schmidt Cassegrain da 356 mm, nonostante abbia un 38% di ostruzione lineare, possiamo anche sfatarlo un po' fino a un certo punto, mi rendo conto. Comunque possiamo anche sfatarlo la frizione che un telescopio istruito dà sulla visione di oggetti planetari. Potete vedere un Marte decisamente contrastato e potete vedere un Marte decisamente ingrandito. Io e Luciano abbiamo fatto dei disegni di Marte nel 2003, avendo a disposizione un SING pessimo durante una serata dell'opposizione, manca un buon diametro. Mi ricordo che abbiamo aspettato nella mia postazione suburbana circa un'ora e mezza. Abbiamo avuto 10 minuti di SING perfetto, oltre a condizioni di micro SING, ma era perfetto. In quelle condizioni noi abbiamo potuto utilizzare con questo strumento circa 800-900 ingrandimenti. Mi lascia immaginare quello che non abbiamo visto con quegli ingrandimenti, con questo diametro, è un Marte poroso, addirittura poroso. Quindi la testimonianza che una grande apertura, quando le condizioni di SING lo permettono, può fare veramente la differenza. Osservare con un telescopio diaframmato o non diaframmato? Anche qui io trovo diversi pensieri. Mio, ma questo è un mio pensiero, un mio parere personale,
è che ho trovato meglio osservare con un telescopio non diaframmato, ma aspettare i momenti di micro sing o quando il sing dovesse migliorare, piuttosto che osservare con un telescopio diaframmato. Ripeto, queste sono preferenze personali. In basso possiamo vedere un Marte fatto con un disegno di Marte fatto con un Dobsoniano da 554 mm a riprova, se ce ne fosse bisogno, che a differenza della fotografia, anche con un telescopio non motorizzato, quale il Dobson, è possibile cimentarsi nel disegno, vedere anche un Marte bello contrastato. E a destra, in basso a destra, un Marte fatto nel 2010, quello con l'Orion Dobson, era nel 2005, fatto con un apocromatico, però un apocromatico della Skywatcher, un apocromatico da 120, non premium. Dovete vedere che anche in questo caso abbiamo a che fare con un'immagine che c'è, cioè con un pianeta che ha restituito un'immagine tutt'altro che priva di particolari. E confrontate questa immagine fatta con 120 con l'immagine fatta nell'86 con 114. Allora lì si vede comunque anche il fattore esperienza. Qui carta canta, non si dice. Qui abbiamo due disegni, due particolari fatti da Luciano con Celeston 14, sono esempi di Marte, di un Marte a colori. Lui utilizza decodificare i colori, segna, qui è un colore più intenso, qui è meno intenso. Dopodiché a tavolino se lo ricrea, e quindi è possibile ottenere anche delle sfumature di colore, però qui in questo caso, secondo me, l'aspetto artistico comincia a centrare, comincia ad essere importante. Col colore ho paura che se non hai un minimo di capacità artistica, forse si può creare qualche pasticcio. Ci proverò, se non creo pasticci io, potete utilizzarmi come cavia, perché non creerà pasticci nessuno, questo ve lo posso garantire. Allora, veniamo a Giove. L'invito di questa sera e l'invito di questo mio intervento è quello di disegnare il pianeta Giove, che sarà in opposizione il prossimo 29 ottobre, raggiungerà quindi questi 50 secondi d'arco, un diametro molto grosso, ed è un pianeta che è caratterizzato da un'enorme, incredibile messe di particolari, che è, se il Sing ce lo permette, lì la propensione artistica, bisogna metterlo, aiuta. Dal punto di vista dei dettagli strutturali, dal punto di vista della tonalità cromatica, dell'intensità cromatica, dal punto di vista della danza dei satelliti con conseguente passaggio, i transiti sull'atmosfera gioviana, che sono una meraviglia da osservare. Diciamo che Giove può dare parecchie soddisfazioni, però lo dico subito, può anche dare parecchio filo da torcere. Se le serate di Sing sono buone e l'ottica è buona, diciamo che Giove appare decisamente complesso come pianeta. Io ho osservato Giove 2-3 settimane fa col mezzo metro da 1600 metri a 500 gradimenti, oltre ad avermi fatto un foro, per modo di dire, non esagerando, ma ti abbaglia, perché con un'apertura così grossa ti abbaglia, e quindi veramente offendeva l'occhio. Ma una volta che ci hai fatto un po' la bocca, anzi la palpebra, potevo vedere un Giove decisamente diverso, un Giove con delle bande molto sottili, colorate di un marroncino scuro e sminuzzate, tagliuzzate. Lì allora mi sono posto la domanda che era la seguente: se dovessi disegnarlo io con questa miriade di particolari, con le mie scarse capacità artistiche, ce la farei? La risposta è probabilmente no. Quindi qui in questo caso le capacità artistiche possono essere decisamente d'aiuto. Ora veniamo alle caratteristiche principali da tenere d'occhio sul pianeta Giove. La zona equatoriale, questa fascia centrale chiara che ha l'ampiezza variabile, è successo in alcuni periodi di opposizione
ha assunto delle tonalità cromatiche differenti, più scure. Poi abbiamo la SEB, la Banda Equatoriale Sud, che ha mostrato una notevole variabilità, divenendo a volte invisibile, come è successo recentemente, oppure, come potete constatare di persona, cioè quando finiamo adesso la chiacchierata, io lo farò, poi se lo farete voi è un invito ulteriore, io mi scapicollerò al telescopio per osservarlo Giove. Quindi anche queste sere la SEB è una veramente uno dei particolari più appariscenti del pianeta. È divisa da una fascia chiara, si può scomporre anche in due sezioni. Poi abbiamo la NEB, la banda equatoriale nord, che in similitudine alla SEB si suddivide in due, però alcune volte anche in tre fasce oscure, e si può sminuzzare. Nella realtà con 508 mm è stata la NEB ad essere sminuzzata, non la SEB, nella mia osservazione. Da questa banda si protendono alcuni pennacchi che si diffondono nella fascia equatoriale e possono assumere in alcune occasioni delle tonalità azzurrognole, e in alcune occasioni poi ci sono alcuni ovali bianchi di diametro e intensità variabile, quindi sono degli elementi in più da tener conto in un'osservazione, in un disegno. Poi abbiamo la grande macchia rossa, che io penso che sia una delle caratteristiche più belle del gigante, conosciuta da più di 300 anni, conterrebbe 3 terre, basterebbe già solo questo per attirare il non iniziato. Ha una variabilità manifesta nella colorazione, alcune volte vista di un colore vivo, rosso mattone, altre volte vista di colore sbiadito. Io l'altra sera l'ho osservata con un acromatico, tra l'altro da 152 mm, era bella, contrastata, dettagliata, scolpita, ma sbiadita. È la dimostrazione ancora una volta che ha questa variabilità. In alcune volte risulta talmente difficile vederla che tutto quello che si riesce a notare è la baia che scava nella SEB. Quindi anche l'intensità della grande macchia rossa è un elemento utile da tener conto durante l'osservazione e soprattutto nel disegno. Poi abbiamo la baia temperata nord, una regione che ha rivelato anche questa una tinta azzurrognola bluastra, che non appare sempre così evidente, quindi teniamola d'occhio, e può suddividersi in due componenti distinte che a volte si fondono in un'unica banda. E anche in questo caso l'invito è: disegniamolo, notiamolo. Che cosa notiamo? Abbiamo anche la banda temperata sud, che come la precedente è caratterizzata da un'intensità decisamente variabile. Qui si osservano le VOS, le White Oval Spots, che risultano essere formazioni semipermanenti, a volte abbiamo queste formazioni anche nei intorni della macchia rossa, ed è interessante poterli osservare e poterli comunque rendere in forma grafica sotto quindi sotto forma di disegno. Poi abbiamo le latitudini elevate, sia a nord che a sud, che sono presentano dei fenomeni occasionali, hanno delle bande molto fini, sottilissime, quasi come capelli, e sono interessanti anche in questo caso da osservare, da tenere d'occhio, perché proprio c'è questa variabilità di questa fenomenologia variabile da tenere d'occhio in un eventuale disegno. Qui vediamo una bozza di disegno ottenuta da Luciano. Non sono affatto disegni finiti, ma questo lo capiamo benissimo, ma appunto una bozza di disegno, tonalità di colore, fasce, bande, diciamo una sorta di allenamento, una sorta di promemoria con il quale puoi affrontare il disegno vero e proprio, che, di cui ne vedremo alcuni componenti adesso. Questi disegni sono stati fatti da me e con questa attività dimostra una notevole variabilità da una posizione all'altra. È uno degli fattori che mi affascinano di più di questo pianeta.
Quindi io disegno senza mai essere a conoscenza, in maniera preventiva, dei dettagli che vado a disegnare. Perché la mente comunque può ingannare l'occhio, ricordiamoci quello che diceva già Lord Ross in maniera molto saggia. Il disegno in alto a sinistra, che in questo caso tenterò di farvelo vedere meglio, è un disegno fatto nel maggio del 94, con un rifrattore apocromatico da 102 mm alla fluorite, 225-134 ingrandimenti. Potete vedere le bande sottili, no? Quindi la classica incisione di questi strumenti, e potete vedere comunque appunto l'incisione notevole, queste bande rimarcate, che ci fanno vedere alcune caratteristiche di Giove particolari. Poi abbiamo a destra un disegno di Giove fatto con 155 mm con il rifrattore apocromatico nel 99 ottobre. In questo caso vediamo una macchia rossa con dei dettagli all'interno. Quindi qua vediamo, oltre il diametro, vediamo anche l'incisione, vediamo la banda equatoriale sud, appunto un accenno di divisione in due, ma la vediamo divisa in due anche a nord. Cominciamo a vedere anche dei particolari tipo di pennacchi di cui si parlava prima, della zona equatoriale. E poi abbiamo un interessante per me disegno ottenuto con uno Schmidt-Cassegen da 25 centimetri. Confrontiamola con un'analoga apertura, che è quella a destra, fatta col Dobsoniano, sempre da 25. E qui mi viene da pensare, vediamo il Singh nel disegno fatto con il catadiottrico, che è 2,5. Il Singh nel disegno fatto con il Newtoniano, che è addirittura 3 o 4 sulla scala di Antonelli. Ma è molto più definito quello fatto con il Newtoniano che non quello con il catadiottrico. Ora, qui in questo caso, la mia è una domanda: quanto c'entra l'ostruzione centrale? Ecco, il catadiottrico è sicuramente più ostruito del Newtoniano. Il Newtoniano ha un'ostruzione del 16-18%, il catadiottrico ha un'ostruzione del 25-28%. Anche in questo caso ci possiamo fare tramite i disegni queste domande, che sono interessanti. Andiamo avanti. Ecco, qui finiamo questa chiacchierata con un'importante domanda. Ovviamente qui ricalchiamo che bisogna selezionare gli ingrandimenti adatti, aumentiamo, diminuiamo, confermiamo i dettagli al limite o li smentiamo se necessario. Se utilizziamo dei filtri, bisogna dirlo, e bisognerebbe fare i disegni con delle maschere pre-stampate, quindi nome e cognome di colui che osserva, il tempo universale, gli ingrandimenti, il Singh, il diametro del pianeta, se abbiamo utilizzato appunto dei filtri, eccetera. Questo per dare una confrontabilità con i disegni degli altri. E poi finisco questa mia chiacchierata con la domanda: l'abilità, il lato artistico nel disegno astronomico. Io vi presento un disegno fatto da un mio cugino che vive in America, il quale si è prestato la notte del 1998, una nottata di agosto, a disegnare il pianeta con l'eccellente apocromatico da 155 mm. Potete vedere il disegno, che è molto gradevole, più gradevole di quelli che faccio io, sicuramente. Qualcuno di voi starà dicendo: ci va anche poco, d'accordo, ma ve lo sto dicendo pure io. C'è solo un piccolo particolare, però. Il disegno fatto da mio cugino, che ha doti artistiche, non ci azzecca dal punto di vista della veridicità dei particolari riportati nel disegno stesso. Quindi, sì, l'elemento artistico è importantissimo, basilare, d'accordo, ma è altrettanto importante l'elemento esperienza e capacità di riportare, di vedere, cioè, soprattutto i dettagli. Se dovessi sacrificare uno dei due, visto che stiamo parlando di disegno astronomico confrontabile con altri disegni, io sacrificherei senz'altro l'aspetto artistico, benché non voglio
minimamente denigrarlo, ci mancherebbe pure. Però un disegno che è bello dal punto di vista artistico, ma non ha alcuna attinenza con il pianeta, con i dettagli del pianeta, è poco utilizzabile anche ai fini scientifici. Bene, io concludo la mia serata qui, sperando di avervi invogliato un po' a cimentarmi nell'osservazione, ma soprattutto nel disegno planetario, invogliato anche per il fatto che il sottoscritto non ha, e ve lo ripeto, non ha alcuna velleità artistica. Quindi se posso farlo io, veramente, proprio il caso di dirlo, può farlo chiunque. Ma è bello, dà soddisfazione, perché poi quando ti vedi il disegno finito dici l'ho fatto io, e se permettete anche questa è una soddisfazione. E vedrete che vi darà notevoli capacità di osservare sia i pianeti sia gli oggetti del cielo profondo. E forse, chissà, cominceremo a trovare un pochino più interessante l'ispezione visuale, e soprattutto non riterremo l'unico mezzo di indagine la fotografia, ma rivaluteremo appunto un occhio, un glorioso occhio, che viene purtroppo assai spesso sottovalutato. Vi saluto e ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fin qua. Buona serata a tutti e buone osservazioni.